Una meta raggiunta con la forza tenace della preghiera, attraverso una lotta vinta perché al loro fianco c'era il Signore. Papa Francesco ha disegnato così la santità dei 6 uomini e una donna proclamata nella messa di domenica mattina in Piazza San Pietro. Tra di loro il 14enne José Sánchez del Río, ucciso nel corso della rivoluzione anticattolica in Messico senza rinnegare il suo amore per Cristo. Martire come l'assaliano Salomone Leclerc, che disse no ad una chiesa lontana da quella di Roma e per questo, durante la rivoluzione francese, morì sotto i colpi della spada. 2 i sacerdoti italiani, Lodovico Pavoni e Alfonso Maria Fusco, entrambi animati da un amore viscerale per gli ultimi. Tra i nuovi santi c'è anche il vescovo spagnolo di Palencia, Manuel González García, innamorato dell'Eucaristia, e la mistica suora Elisabetta della Santissima Trinità, scomparsa giovanissima, che nella malattia diede prova del suo amore per Dio. Santo anche il cura argentino José Gabriel Brochero, caro a Papa Francesco, emblema e icona del sacerdote che esce dai suoi recinti in cerca della pecora smarrita. In sella alla sua mula, arrivava alle periferie del paese per pregare gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Preghiera è stata la parola più ripetuta nell'omelia del pontefice. Non si vince la battaglia della perseveranza senza la preghiera, ma non una preghiera sporadica, altalenante, bensì fatta come Gesù insegna nel Vangelo di oggi: pregare sempre, senza stancarsi mai. Questo è il modo di agire cristiano, essere saldi nella preghiera per rimanere saldi nella fede e nella testimonianza. Preghiera che è anche sostegno per i fratelli che chiedono, il farsi alleati di chi insistentemente tende le mani a Dio nonostante la stanchezza. È l'essere chiesa, membra del corpo di Cristo. Pregare non è rifugiarsi in un mondo ideale, non è evadere in una falsa quiete egoista. Al contrario, pregare è lottare e lasciare che anche lo Spirito Santo preghi in noi. È lo Spirito Santo che ci insegna a pregare, che ci guida nella preghiera, che ci fa pregare come figli. È una lotta, aggiunto il Papa, che porta alla pace e non alla guerra. I santi sono stati in fondo questo, uomini e donne entrati nel mistero della preghiera, che fino al limite hanno lasciato spazio allo Spirito Santo e hanno vinto. Ma non da sole, ha concluso Francesco, il Signore vince in loro e con loro. Questi 7 testimoni che oggi sono stati canonizzati hanno combattuto la buona battaglia della fede e dell'amore con la preghiera. Per questo sono rimasti saldi nella fede, con il cuore generoso e fedele. Per il loro esempio e la loro intercessione, Dio conceda anche a noi di essere uomini e donne di preghiera, di gridare giorno e notte a Dio senza stancarci, di lasciare che lo Spirito Santo preghi in noi e di pregare sostenendoci a vicenda per rimanere con le braccia alzate finché vinca la divina misericordia.